Una fiamma al giorno e energie del 31 di gennaio. Scegliete la vostra variante: calcedonio, rosellina rosa e grappolo bianco. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 31 di gennaio per tutte le tre varianti. E il calcedonio, c'è un equilibrio che sta portando oltre. Allora, siete chiamati a trovare un equilibrio interiore per uscire da una situazione o con... Allora, parliamoci chiaro, se sono situazioni fisiche con dei bambini, perfetto, equilibrate, perché c'è una situazione che si sblocca. Se invece è una situazione interiore, cioè dobbiamo crescere e andare a un livello superiore attraverso un equilibrio, appunto, che viene raggiunto attraverso un lavoro interiore profondo, questo nuovo inizio è all'orizzonte. C'è ancora un pochino da aspettare, quindi c'è una situazione o con dei bambini fisicamente da equilibrare e un nuovo inizio da sbloccare, bisogna aspettare ancora un pochino, oppure un lavoro interiore personale che va fatto per appunto passare da un livello, diciamo, di immaturità, tra virgolette, a un livello di maturità. Stiamo arrivando a un nuovo inizio, ma c'è ancora un pochino da equilibrare. Ok, come sta dicendo che questo nuovo inizio sarà veramente molto fortunato, quindi porterà, se è una situazione interiore, a una coppia anche sacra, a una coppia molto prolifica, anche dal punto di vista o dei bambini o anche di, come si dice, soldi, finanze, oppure appunto c'è una nuova situazione che si sblocca se avete a che fare appunto con situazioni in cui sono coinvolti dei bambini. Allora, vediamo un po'. Perché io do tutte le, diciamo, le sfaccettature della situazione. Possono essere sia situazioni appunto materiali, sia situazioni appunto interiori. Quindi è necessario andare a capire, diciamo, qual è la simbologia dell'oracolo. E questo nuovo inizio appunto sarà all'insegna appunto di una maturità. Quindi non sarà più rigidamente... non sarete più voi rigidamente chiusi in confini di schemi o situazioni di limitatezza e di ristrettezza, ma sarà qualcosa di veramente molto bello, molto soddisfacente, e si arriva a quella che è appunto un equilibrio tra il materiale e lo spirituale, quindi si raggiunge un equilibrio bellissimo. Rosa azzurra. C'è ancora qualcosa che non è stato consapevolizzato, c'è ancora qualcosa che dobbiamo capire, sapere di noi stessi che ancora non è stato consapevolizzato. Quindi c'è qualcosa appunto che arriverà, che tirerà fuori una consapevolezza attraverso qualcosa che sembrerà spiacevole, cioè ci sarà qualche cosa o qualcosa che viene detto, qualcosa che sentite di spiacevole, che sembrerà quasi fosse appunto un qualcosa di brutto, eccetera. Ma in realtà, guardate qua, c'è la chiave del cambiamento e della consapevolezza, quindi anche questa qualcosa che potrebbe arrivare di spiacevole, in realtà ha una sua sfaccettatura veramente importante, perché appunto ancora va visto qualcosa, ancora va consapevolizzato riguardo a una relazione. Quindi se c'è qualche cosa che appunto emerge dispiacevole, non andate a subito cercare, diciamo, o cadere nel vittimismo o cercare di dare la colpa all'esterno, è stato lui e lei o quella là che ha detto questo, cioè no, andare a capire come mai è arrivata questa cosa, cosa devo capire, qual è il messaggio che ancora non avevo visto, qual è il blocco che ancora non ho consapevolizzato, andateci a lavorare sopra, perché appunto questo provocherà un cambiamento nella vostra relazione e concluderà, diciamo, aiuterà a concludere una fase karmica importantissima. Alzate lo sguardo verso l'anima, alzate lo sguardo verso il cielo, andate a imparare la lezione. Guardate qua, chiusure di cicli, quindi mi raccomando, quello che può arrivare può sembrare negativo, spiacevole, in realtà è la chiave per andare a concludere qualcosa di importante che porterà alla materializzazione del fuoco d'amore che c'è tra di voi, ma ancora si deve passare attraverso questo. Grappolo bianco, illuminazione, qua c'è proprio i mondi superiori che arrivano e ci
comunicano qualcosa, ci mostrano qualcosa, c'è una comunicazione, un cambiamento che arriva che è come se fosse un'illuminazione per portare a termine appunto una fase in cui siamo stati bloccati perché dobbiamo partire per orizzonti lontani, rilasciamo queste ancore ancora che ci appesantiscono e proprio l'anima, i mondi superiori ci parleranno, ci diranno che cosa ancora deve essere rilasciato. Sono giorni importantissimi, vedete, per tutti, un po' di passaggio di livello, passaggio di livello, conclusione di karma. Attenzione che sono veramente giornate fondamentali. E allora, nel momento in cui avrete rilasciato i pesi, qua c'è qualcosa che si realizza a livello concreto e sarà molto fortunato. Se non mi danno delle indicazioni sul, diciamo, sull'ambito, potrebbe essere una situazione lavorativa, un progetto, una relazione, però comunque ci sarà quello che è il materializzare fortuna dopo aver ascoltato quell'illuminazione e agito ovviamente di conseguenza per liberare dei pesi. E appunto il risultato di questa manifestazione è proprio il fatto che siete chiamati a lasciare andare il karma, quindi siete chiamati a un nuovo inizio in cui dovete però operare quello che è l'ascolto, l'accoglienza di ciò che arriva dai mondi superiori e metterlo in pratica. La fortuna sarà appunto alla vostra portata, ma è necessario ascoltare il messaggio dell'anima che arriva attraverso situazioni che richiedono di mettere in pratica quella che è una intuizione o un consiglio o un'esortazione dell'anima.